cose cambiano in continuazione nel calcio molto molto più velocemente che nella vita di tutti i giorni. Lo sanno bene Iesi e Maceratese che nel derby di oggi vogliono scoprire una prima dell'altra chi meglio stia cambiando pelle rispetto all'ultimo precedente di 8 mesi fa, che rappresentò solo un passaggio per la salvezza. Dallo stadio Pacifico Carotti oggi c'è aria diversa, c'è aria di un classico marchigiano, questa volta proiettato sul playoff. Benvenuti da parte di Samuel Miani e Giacomo Florio. Luciani, controllo, cross per D'Ercole che anticipa tutti in tuffo di testa, esce d'un soffio. La prima grande occasione della sfida capita sulla zuccata di Nando D'Ercole. Perde questo pallone, tutto regolare, allora attenzione al contropiede della Maceratese con D'Ercole che sfida Capomaggio, lo salta secco D'Ercole, a tu per tu, cerca il pallone dietro da Di Ruocco, non è finita, c'è Cirulli col destro, Cirulli, incrocio pieno di Mirko Cirulli, poi pistola, salva definitivamente lo Iesi, occasione clamorosa per Mirko Cirulli al 18° minuto, seconda grandissima possibilità per la Maceratese di andare in vantaggio. Tanto Zagaglia che prova il filtrante verso Marcucci in posizione di fuori gioco evidente, tutto fermo, aveva segnato lo Iesi con Trudeau, Lucarini, Capomaggio all'interno dell'area di rigore, pallone diretto verso Trudeau, arriva il destro di Grillo, Gagliardini con un miracolo, che parata di Gagliardini, davvero straordinario, ancora una volta decisivo l'estremo difensore della Maceratese. Va Minnozzi che alza il braccio per lo schema, è in porta il corner di Minnozzi che sbatte contro il palo, stava per fare un gol bellissimo Matteo Minnozzi, secondo te ci ha calciato? Ci ha calciato Samuel, ci ha anche preso, troppo preciso, palo pieno, salvata la Iesina. Finisce il primo tempo allo stadio Pacifico Carotti, fra Iesi e Maceratese, è 0-0 dopo i primi 45 minuti. Si riparte dal risultato di 0-0 con Minnozzi che si appresta ad andare lui a riniziare il derby. Osimana che vince 2-0 contro il Chiesa Nuova e San Giustese che perde contro il Monte Giorgio nonostante l'arrivo in panchina di mister Gian Domenico. Cambio gioco qui intanto straordinario di Belkaid per il destro cercato da Nazzarelli che crea forse la prima occasione di questa seconda frazione. Bella giocata di Giovannini che salta secco Massei, sposta ancora su Tortelli e poi allarga su Belkaid, c'è Luciani contro il numero 10, attenzione a Belkaid che va col cross verso Cordella, deve liberare Gagliardini, non è finita per la Iesina però, ancora Zandri che va a raccogliere sul passaggio di Giovannini, questa è una grande occasione per lo Iesi. Trudeau, Lucarini, Grillo, Zandri, Capomaggio ovviamente e Zagaglia all'interno dell'area di rigore, il cross verso la girata a rete di Cordella, eccolo qua il vantaggio dello Iesi direttamente da corner, cross a Belkaid, sfila per tutto il pallone, per tutta l'area di rigore il pallone, arriva il più lesto di tutti, Cordella 1-0 Iesi. Parlavamo di mossa dalla panchina, è arrivata per mister Strappini, dentro il numero 20, dentro Cordella, bravissimo, rapace all'interno dell'area piccola a battere Gagliardini in uscita e fare 1-0 per la Iesina. E quindi la Maceratese può buttare l'ultimo pallone assieme ad una preghiera nella metà campo dello Iesi. Tortelli prolunga in qualche modo, deve liberare Giovannini, commette fallo Minnozzi, l'arbitro decide che non c'è più tempo. Dallo stadio Pacifico Carotti vince il derby lo Iesi grazie alla rete di Cordella al 27° del secondo tempo, 3 punti importantissimi dunque per la squadra di mister Strappini che staccano una Maceratese che trova la prima sconfitta della gestione di Dino Pagliari. Dallo stadio Pacifico Carotti di Iesi, da parte di Samuel Miani, Giacomo Florio, un ringraziamento speciale va allo studio fotografico Fotosi di Mirko Isidori per il consueto supporto tecnico e all'operatore Peppe Isidori. Un arrivederci ai prossimi eventi sportivi. Con mister Strappini al termine di Iesi Maceratese, mister, 3 punti fondamentali, una vittoria di sostanza, di carattere in una partita equilibrata per tutto l'arco dei 90 minuti. Cosa rappresentano questi 3 punti quest'oggi? Per noi era importante oggi tornare a fare risultato dopo
la battuta del resto di domenica. E secondo me il primo tempo è stato equilibratissimo, affrontavamo una Maceratese che è un'ottima squadra, però il secondo tempo è, non lo so, la nostra voglia di vincere, i ragazzi in tutte le maniere, ci siamo detti che oggi dovevamo portarla a casa e siamo riusciti con Cordella a fare il gol vittoria, ecco. Dunque un altro gol importante direi per Cordella dopo quelli contro il Monturano e contro il Chiesa Nuova. Uno dei vostri segreti, Giovanni Cordella, per quanto riguarda lo svolgimento delle partite e la possibilità di portare punti a casa. Sì, sì, è verissimo, Giovanni ha fatto tre gol importantissimi, Trudo altrettanti, e non ha importanza, venivamo da due domeniche, aveva fatto gol Belkaid. Questa è una squadra che deve pensare a fare il meglio ogni domenica, a lottare, e poi dopo se domenica fa gol il portiere è uguale per noi, ecco. Questo è il concetto. Quindi avete subito risposto pronto dopo quella sconfitta di settimana scorsa al Diana di Osimo. Cosa ha detto durante la settimana alla sua squadra per poi sfornare una prestazione di questo tipo contro una Maceratese che non perdeva da 8 giornate? No, no, ma sapevamo quello che era la Maceratese, e la verità è che domenica dopo domenica, questo è un campionato in cui, cioè, ogni domenica devi fare la partita quasi perfetta per portarla a casa. Vedo squadre che pareggiano 6-7 partite consecutive, non è difficilissimo fare il risultato, perciò ogni volta bisogna prendere e ricominciare da capo, sia se come oggi siamo riusciti a vincere, sia come domenica scorsa al 90esimo la partita è finita, dovevamo pensare a oggi, ecco. Mister, è arrivata la prima sconfitta quest'oggi qui al Carotti da quando è subentrato nella panchina della Maceratese, una partita equilibrata che non avete sbloccato nel primo tempo a seguito di quelle grandi occasioni, penso al palo di Cirulli, al palo colpito anche da Minnozzi, poi nel secondo siete un po' calati, che cosa vi è mancato nel secondo tempo? Beh, equilibrata perché sei gentile, non mi è sembrato equilibrata, nel senso che ci abbiamo avuto almeno 3 o 4 palle gol il primo tempo e la Jesina ha fatto una gran parata a Federico, la dovevamo semplicemente far gol quando dovevamo far gol, poi sono stati bravissimi loro a sfruttare la situazione che si sono create, e questo è il calcio, ma non credo che i ragazzotti ci hanno niente da rimproverarsi, hanno fatto un primo tempo secondo me veramente interessante, sapevamo che il campo non era così meraviglioso per poter giocare e quindi abbiamo cercato di fare come un po' insomma ha fatto anche la Jesina. Però ripeto, così è, certe volte l'abbiamo recuperata e poi a volte la paghi ovviamente. Dunque oggi non siete riusciti a recuperarla, forse avete pagato anche un po' dazio rispetto alle energie fisiche, venivate anche dall'impegno infrasettimanale che poi vi ha permesso l'accesso a quella che sarà la finale di Coppa Italia, quali possono essere le attenuanti per questa Maceratese? Attenuanti semplicemente che siamo corti e quindi stanno giocando da 2 mesi sempre gli stessi, e quindi è ovvio che poi anche da un punto di vista fisico la paghi un po', no? Va bene, vediamo, andiamo avanti. Intanto, ripeto, un'ottima partita, però complimenti alla Jesina che ovviamente ha ribattuto colpo su colpo. Adesso nella prossima arriva l'Osimana. Che sapore avrà? Nel senso, sarà un bel preludio, una bella sfida che vi metterà contro la squadra che poi affronterete in finale di Coppa. Vabbè, faremo un assaggio per tutti e due, no? Quindi vediamo, intanto spurghiamo il fastidio di oggi e poi ricominciamo.